approvato, per noi è un grande passo avanti, nel senso che per la prima volta viene introdotta la presunzione di legittima difesa invertendo l'onere della prova. Fino ad oggi, con la legge attuale sulla legittima difesa, dovevi dimostrare tu che non c'era un eccesso di legittima difesa. Grazie al nuovo testo è presunta la legittima difesa in quali casi? Non nell'unico caso che è emerso, che è quello di notte, in tre casi. Il primo, quello se ti entrano in casa di notte. In qualunque situazione ci sia, ti entrano in casa di notte, se reagisci è legittima difesa. Il secondo, se ti entrano in casa di notte e di giorno esercitando violenza. Il terzo, se ti entrano in casa di notte e di giorno esercitando inganno. Inganno di notte e di giorno, violenza di notte e di giorno, di notte senza alcuno strumento, nel senso che se ti vengono addirittura in casa di notte tu reagisci. Tutto il resto mi sembra che, se può essere migliorato, sia migliorato, ma invito tutti a non seguire le fake news. Senta, posso fare invece una domanda più di tipo, sì, diciamo, politico? Sì. Alternativa Popolare è un partito che è al governo da diversi anni, sì, e che ha fortemente condizionato l'operato del centro-sinistra, e quindi molte scelte politiche sono dipese dal vostro operato. Però da un punto di vista della comunicazione questo passa poco, perché di fatto questo è un governo di centro-sinistra che ha fatto molte cose che sono più riconducibili alla centrodestra, legittima difesa, Job Act, però non passa questo messaggio. Perché? Ma, intanto anche adesso abbiamo visto che il Partito Democratico e il suo segretario ha dovuto dire che la legittima difesa e invertire l'onere della prova, che è stata una nostra battaglia fortissima in questi giorni in Parlamento, è un elemento essenziale. Fino a ieri il Partito Democratico riteneva che non bisognava toccare assolutamente la legge. Io credo che i cittadini giudicheranno la presenza di Alternativa Popolare al governo e capiranno che questo governo è stato un governo eccezionale, che ha visto la collaborazione di due soggetti, anche culturali e politici, differenti: la sinistra e un centrodestra che pensava e che pensa si debba innanzitutto guardare a fare le cose, a migliorare la situazione del nostro paese piuttosto che a urlare. Quanto conta oggi saper parlare ai cattolici per recuperare una parte del consenso elettorale? Quello che conta non è saper parlare ai cattolici, quello che conta è tornare concretamente a testimoniare che la politica può fare delle buone cose, senza inseguire per forza di cose la demagogia, senza inseguire per forza di cose la pancia della gente. La pancia della gente è un sintomo di malessere. Ai cattolici e non cattolici bisogna capire come si risponde al malessere, come si cura il malessere, come si dà la possibilità di tornare ad essere seri e credibili. Credo che questa sia la nostra ricetta, ed è stata anche la testimonianza in questi anni. Se l'IMU è stata tolta sulla prima casa, che era un totem contro cui la sinistra si era sempre scagliata, e oggi invece non c'è più la tassa sulla prima casa, è grazie a noi. È stata dimostrata l'esigenza, provata l'esistenza di contatti tra scafisti e rappresentanti delle ONG. Come commenta, cosa ne pensa? Ma anche qui la reazione rispetto al PM al PM è stata, come sempre, due pesi, due misure. Se siamo in presenza di un reato, tra l'altro un reato brutto e spiacevole, che è quello di affiancare i trafficanti di persone, i trafficanti della morte, è il dovere di un pubblico ministero indagare e andare fino a fondo, senza generalizzare, perché non si generalizza, l'accoglienza e la solidarietà, e tante ONG svolgono fino in fondo il loro dovere e lo fanno fino in fondo bene, ma se ci sono degli elementi, come in tutti i settori, di distorsione o di addirittura di collaborazione, è giusto che si indaghi. Lo scandalo che appena si toccano delle cose avviene dalla sinistra riguardo a questo è uno scandalo che dice che, come sempre, il doppio pesismo non funziona. Noi riteniamo che non bisogna generalizzare mai, che c'è sempre la presunzione di innocenza, qualunque caso, ovviamente, di qualunque caso si tratti, dalla corruzione dei politici fino alla collaborazione ad un reato vergognoso che è quello del traffico di esseri umani. Fa bene il PM e la Procura di indagare. Quando emergeranno i reati, ovviamente ognuno si farà darà il proprio giudizio e la giustizia farà la propria parte. Quando vedremo delle primarie nel centrodestra? Noi ci auguriamo presto, stiamo lavorando perché ci siano le primarie dell'area liberal popolare del centro, e ci auguriamo che tutti possano partecipare a questo. Stiamo cercando di aggregare da Alfano a Parisi, a tutti coloro, a Casini, a tutti coloro che ritengono che si debba essere alternativi chiaramente alla sinistra, ma non si possa non essere alternativi ad una destra, come dimostra
la legittima difesa, a cui non interessa assolutamente niente risolvere i problemi, ma solo strumentalizzare il disagio reale, la paura reale della gente e cercare di prendere qualche manciata di voti. Le primarie saranno uno strumento in cui si dimostrerà che anche i moderati, liberali e popolari possono confrontarsi e scegliere il loro portavoce democraticamente. Ultima domanda, alcuni membri di NCD stanno pensando di tornare con Berlusconi, ci sta riflettendo anche lei? No, noi intanto mi sembra che Alternativa Popolare continui a dimostrare salute alla faccia di tutti quelli che vorrebbero che scompaia. L'ultimo sondaggio ci dà oltre il 3,5%, mi sembra che ci siano anche colleghi che stanno venendo nel gruppo di Alternativa Popolare, penso all'ultimo ingresso che c'è stato alla Camera dei Deputati. Ritengo che con dignità e con serietà noi dobbiamo proseguire il nostro progetto politico, perché fa bene al centrodestra, ai liberali, ai popolari e ai moderati. Mi auguro che Forza Italia capisca che non è inseguendo la Lega che si ricostruisce una proposta credibile di governo dei moderati in Italia, ma non abbiamo nessuna intenzione di andare dietro per una poltrona sicura o di tornare sui nostri passi. Noi crediamo ci debba essere la dignità e la forza e la proposta e la credibilità di quello che siamo e di quello che abbiamo dimostrato in questi anni, anche con i successi che abbiamo dimostrato, cioè si può far bene appunto credendo fino in fondo nelle proprie idee. Grazie. Grazie. Grazie.